Buongiorno. Buongiorno, bentornati in questo video backstage con Mauro che sta per morire. Ho un po' di voce bassa. Ci sono successe diverse sventure da quando siamo partiti da Massa. Inizialmente siamo andati... Era l'alba, era, sì, era ieri. Dovevamo fare il tramonto sul Monte Gabberi, poi però per diverse vicissitudini che vi spiegherà Mauro se avrà voglia. Comunque siamo finiti a Torano, che è un paese sopra una città vicino Massa, e ora vi faremo vedere il buco della luna. Stiamo salendo un ravanito, in realtà è cemento, Nick, praticamente. Sì, è cemento. Abbiamo parcheggiato qui a Torano alle case popolari. Ho un po' di vicissitudini da stamani, come diceva Nick, perché innanzitutto sto registrando con il telefono che per lavoro ho comprato. Da oggi registreremo sempre con il telefono, che è molto più comodo e molto più versatile. Questo ha fatto sì che mi dimenticassi degli attacchi per il drone, quindi non potevamo usare il drone. L'amaca. E poi mi sono dimenticato anche l'amaca a casa. Sento da laggiù, sulla destra. È imponente. Mamma, non so se tornerò a casa vivo, Non te la assicuro. Guardate la colata di cemento. Pazzesca. Allora, quello che vi abbiamo fatto vedere, e dove stiamo per entrare, è l'ex cementificio di Torano, che era stato costruito durante il periodo fascista per servire l'unica cava in tutto il comprensorio delle Alpi Apuane che serviva a non estrarre marmo, ma che serviva a estrarre delle rocce per produrre cemento, appunto. Quindi fondamentalmente facevano esplodere il monte senza preoccuparsi troppo di come e perché far esplodere il monte, per prendere la polvere di roccia e fare il cemento. Esplosioni che spesso facevano arrivare detriti anche in paese, e poi vabbè, tutta una serie di problemi che poteva comportare. Negli anni 60 la cava fu chiusa, il cementificio fu abbandonato e lasciato così, che rimane parecchio inquietante secondo il mio punto di vista, ma dietro il cementificio c'è l'ex cava di cemento, sì, con un buco che è chiamato appunto buco della luna, perché nelle serie di plenilunio c'è questo buco gigante che dà verso il cielo e che ti permette di vedere la luna, e quindi tutto quel misticismo creato attorno alla luna, alle Alpi Apuane. Insomma, stiamo andando a morire. Momento disclaimer, perché ovviamente stiamo entrando in un luogo abbandonato, quindi ci vuole la massima attenzione, quindi se venite, molta cautela, molta attenzione, perché ovviamente ci si può fare male. Qualche gradino con mattoni, con cemento, e dovremmo essere... Devo dire, il canale ha preso una piega horror, non voluta, però ormai è così, quindi iscrivetevi e sperate che si torni normali. Stiamo effettivamente entrando, come vedete, e bisogna appunto superare l'edificio. Allora? L'edificio che, come potete vedere, è pieno di graffiti, appunto. Quindi vabbè, anche carino comunque. Sì, guarda, ci abiterei. Adesso vi faccio vedere questo posto incredibile. Oh, guarda 340 metri di piano open space. Ah sì, questi erano bagni sicuro, dalle piastrelle. Guardate che spettacolo, c'è questo buchetto che dà verso l'altra stanza. E guarda che spettacolo. Bah! Forse... No. Sì, abbiamo cannato. Quello è un pozzo. Qua abbiamo questo graffito. Non è solo colore, ma è solo colore. Particolare. Pazzesco. Veramente pazzesco questo posto. Comunque oggi è più di un video backstage, come potete vedere. Comunque vi stiamo facendo fare tutta l'esplorazione con noi, ma perché uno ne vale la pena, e due è una tipologia di video che sicuramente è molto più facile anche da fare, via dicendo, quindi ci torna più comodo. E ci dovremmo essere all'uscita per il buco della luna. C'è anche il pilone dopo.
siamo su un sentierino battuto, quasi sembra una mezza mulattiera, sì, effettivamente. E siamo usciti, anche appunto, perché leggevamo prima su internet, noi abbiamo lasciato la macchina a Torano, però in realtà c'era la possibilità di fare una specie di anello da Miseglia, cioè partendo proprio da Carrara, penso. Lasci la macchina, dovresti passare tipo da Miseglia, fare una mulattiera, arrivare qua, poi non so come tornare verso Valle. Ci siamo, si entra in galleria e quindi tra pochi secondi saremo dentro il buco della luna. C'è un po' di pantano a terra, però sì, comunque si passa agevolmente. Comunque questa galleria è scavata. Ma l'hanno fatta esplodere? Sì, l'hanno fatta esplodere, immagino. Comunque, nel senso, è anche grandina. Questa cosa fa veramente impressione. Siamo circondati dalla montagna. All'interno di quello che è il buco della luna o cava della luna. È da un po' di tempo che volevamo venirci, c'era l'idea di venire in tenda in una notte di luna piena quando la luna è visibile attraverso il buco che abbiamo sopra le nostre teste, perché chiaramente non sempre la luna è visibile sopra questa cavità. Prima di venire ci sarebbero a controllare tutte le varie fasi lunari, esistono delle applicazioni che riescono a dirvi la posizione della luna in base a dove scegliete voi sulla mappa di mettervi, e avevamo controllato che poteva succedere intorno a settembre del 2023, penso, però tra i vari impegni di lavoro che ci sono capitati non siamo riusciti, quindi siamo venuti qua oggi e nonostante sia giorno, nonostante non ci sia la luna e tutto quel misticismo che poteva esserci dormendo qua, con un filo di paura aggiungo io, fa impressione perché comunque si entra da questa galleria che è bella grossa e man mano che si cammina e si vede la parete del monte con la luce che arriva da sopra non si riesce a intravedere la fine della parete. Ed è veramente impressionante, ed è impressionante anche pensare che tutta questa cavità sia stata generata fondamentalmente da delle mine che, come raccontavo prima, venivano fatte esplodere per estrarre il materiale. È tutta una sensazione strana entrare dal cementificio abbandonato, tutti i graffiti, e poi arrivare qua. È come se ci fosse di un qualcosa di non detto, no? Ma cioè, non lo so, come se cerchi con la pietra, strani complotti. No, però a parte le battute, c'è quella sensazione di... una sensazione strana, cioè come se mancasse qualcosa a questa storia, come se ci potesse essere successo qualcosa di particolare. Allora, c'è stato... Allora, cosa ne pensate del pile di Mauro? Perché stavamo guardando i risultati di un sondaggio su Instagram. Le opzioni sono rivedibile, super mega bello. Trendy. Hai uno stomico. E invece no, è super mega bello. Niente, vabbè, c'è stato un momento molto divertente, è stato divertentissimo. Sono arrivati dei ragazzi e niente, Nick non se n'era accorto, stavamo facendo una storia per Instagram. Quindi gli ho dato un colpetto e gli fa, mi stai facendo paura. Invece no, non gli stavo facendo paura, c'era proprio le persone. E quindi comunque, ha fatto un'espressione. Ora, posto bello, però alle 6 di sera sentire entrare della gente, cioè, sì, no, è chiaro. Non è proprio il massimo, però sì, erano sì, defanti sì, tranquilli. E niente, comunque posto incredibile. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, questo backstage. Se no potete... Potete andare su Instagram dove trovate tutti i contenuti, foto, video della giornata di oggi e nulla, e noi poi ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi però, al canale, comunque ci saranno altri video, basta. Magari torneremo a Farnocchia a conclusione. Ah, a Farnocchia sì, sul Gabberi. Vabbè. Ciao ciao.